Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio dedicato alla chitarra. Oggi voglio darvi dei consigli per come velocizzare gli accordi alla chitarra per i principianti. Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dedicato alla chitarra. Una delle cose più difficili all'inizio, per chi comincia appunto a suonare la chitarra è proprio il cambio degli accordi. Cioè, ognuno si sa bene come prendere, ad esempio, il Do maggiore, il Mi minore, tutti gli accordi che impara, però passare da un accordo all'altro è una delle cose che risulta più difficile all'inizio. Quindi vorrei darvi dei consigli. In pratica, la prima cosa da fare è non dare alcuna importanza alla mano destra, cioè non cercate già il ritmo quando suonate un pezzo, cioè se voi state facendo il giro di Do ad esempio, cioè non lo suonate, cioè dando importanza a questo, altrimenti il nostro cervello si deve già dividere in due parti portando il ritmo con la mano destra, quindi facciamo un ritmo solo in battere. Con la mano destra diamo solo una plettrata in modo che ci concentriamo e guardiamo soltanto quello che fa la sinistra, anche visivamente. Guardiamo solo questo. Poi, un errore che si fa solitamente è quello di cominciare a mettere gli accordi un dito per volta. Cioè, primo dito qua, secondo dito qua, terzo dito qua. Quindi partendo sempre come riferimento 1, 2, 3, 4 e così via. Invece gli accordi possono anche essere presi al contrario, ad esempio. Cioè, se io devo prendere l'accordo di Do maggiore, è molto meglio cominciare con questo dito a prendere l'accordo. Perché suonando in battere, noi toccheremo prima le corde di sopra, ovviamente, e poi arriveremo giù. Se mettiamo prima questo dito, lasciamo scoperta la parte superiore. Quindi è sempre meglio cominciare dall'alto a prendere gli accordi. Ok? Poi dipende un po' dall'accordo che stiamo suonando, però ad esempio se dobbiamo fare il barré, il Fa maggiore, e noi mettiamo prima questo, poi questo, poi questo, è un po' più difficile, mentre se noi ad esempio per quanto riguarda il barré, almeno quello che faccio io è mettere prima queste tre dita. E poi questo poggiarlo è molto più veloce rispetto a mettere prima questo e poi le tre dita. Quindi nel barré mettiamo prima questo, prima queste e poi il barré. Ok? Stesso modo qua. È molto più semplice rispetto a, perché se noi mettiamo il primo dito come barré, il resto, queste tre dita sono più legate al primo dito e quindi difficilmente riusciremo a muoverle agilmente all'inizio. Mentre se noi questo lo lasciamo perdere, prendiamo il Fa maggiore, prendiamo prima così, sarà più veloce mettere questo accordo. Un'altra cosa importante è sicuramente quella di fare dei movimenti che rimangono vicini alla chitarra con la mano sinistra sempre, cioè se io devo passare dal La maggiore al Mi maggiore, non posso da qui alzare completamente la mano e riposizionarla perché questo mi fa perdere davvero tanto tempo. Calcolate che noi parliamo sempre di frazioni di secondo, perché se io devo fare questo, cioè il momento in cui sta cadendo la mano per fare il nuovo battere, facciamo finta che da qui a qui è velocissimo il tempo che passa. Quindi, se noi rimaniamo vicini alla tastiera della chitarra, è più facile cambiare l'accordo anziché allontanarci e poi riposizionare tutte le dita. Quindi
Quindi immaginiamo anche l'accordo che viene subito dopo, che cosa dobbiamo fare, e quindi rimaniamo vicini, ok? Oppure se abbiamo delle dita in comune tra i due accordi che si susseguono, proviamo, per esempio, come nel caso del giro di Do, abbiamo Do maggiore, poi subito dopo il La minore. È inutile alzare il Do maggiore e prendere il La minore, perché queste due dita, primo e secondo dito, noi già ce le abbiamo posizionate, ma dobbiamo solo spostare questo. Quindi di qua andiamo qua. È una cosa abbastanza ovvia questa, però la dico per chi è proprio all'inizio. Poi dalla minore noi andremo al Re minore, che si trova subito sotto, quindi tutte e tre le dita noi spostiamole in giù e poi allarghiamo il terzo dito verso il terzo tasto. Quindi per velocizzare di qua non stacchiamo e poi riposizioniamo, ma scendiamo giù e spostiamo poco poco queste facendo un movimento piccolo. Poi questo dito rimane per il Sol settima e queste due vanno su, quindi di qua, facendo rimanere quello che già c'è sulla tastiera, che è già posizionato. E in questo modo vedrete che piano piano inizierete a velocizzare. Ovviamente, ragazzi, ci vuole tempo, ci vuole dedizione allo strumento e ci vuole esercizio quotidiano. Niente nasce così improvvisamente, non c'è la bacchetta magica. C'è sempre l'esercizio, la quotidianità, e questi sono piccoli consigli per velocizzare il vostro modo di imparare. Cioè, se voi rimanete vicini, se guardate la mano sinistra, se non date importanza alla destra all'inizio, sono tutti fattori che ci aiutano a velocizzare il movimento della mano sinistra. Quindi questo ci porterà, diciamo, in minor tempo a essere più veloci, ma non in un tempo immediato. Ovviamente ci vuole sempre l'esercizio e l'esperienza. Infine, quello che possiamo fare è esercitarci assolutamente con il metronomo. Il metronomo lo possiamo scaricare come nell'applicazione del telefono, scriviamo metronomo, ce ne sono tantissimi, sono quasi tutti gratuiti, scarichiamolo e mettiamo il metronomo a una velocità che sarà costante, abbastanza lenta, e se noi stiamo studiando una canzone qualsiasi, che può essere una canzone del sole, onde trecce gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse. Ok, noi il metronomo lo mettiamo all'inizio lento, cerchiamo di capire quale velocità per noi è comoda, perché se lo mettiamo già e non riusciamo a cambiare gli accordi, non serve mettere il metronomo già veloce, mettiamolo lento all'inizio. E in questo tempo deve suonare la mano destra. Cioè, se io... vi faccio vedere con il metronomo. Allora, se io imposto il metronomo a 80 bpm, ad esempio, che sono 80 battiti per minuto, poggiamolo. Utilizzando una plettrata ogni due, come se fosse 40, perché questo già è abbastanza veloce. Comunque, provate tipo mettendolo a 80 e suonandolo alla metà, è molto semplice così. Vedrete che a un certo punto voi, la destra non si deve mai fermare, mi raccomando, quindi voi avrete una sorta di ansia dal cambio accordo, però che è importante voi rispettiate. Anche se l'accordo non lo prendete perfettamente, l'importante è non fermare mai la mano destra, il timing, mai, mai, perché è meglio suonare male un accordo a tempo
arrivare tardi e non fermarsi e prendere quello che è il nostro di tempo, cioè se noi ci diamo il tempo rilassato per cambiare gli accordi non velocizzeremo mai, è praticamente difficile, è impossibile, ci vorrà troppo tempo, mentre noi dobbiamo avere un tempo che ci dia la sensazione che confidenza con il metronomo a 80 ad esempio, potete velocizzarlo a 90, 100, quello che volete, mettiamolo a 120 massimo. Io suono sempre ogni due come se fosse 60. Ovviamente ragazzi in ogni canzone c'è diciamo il passaggio, il cambio accordo che riesce più facilmente e quello che riesce meno agilmente. Ad esempio nel giro di Do, da Do maggiore alla minore è molto più semplice, si impara presto, dalla minore al Re minore anche abbastanza, però ad esempio già prendere il Sol settima oppure dal Sol al Do e viceversa non è semplice fare questo cambio accordo. Quindi che cosa dobbiamo fare? Noi mettiamo sempre il metronomo e ci soffermiamo sul cambio accordo che non ci riesce facilmente. Perché lo metto raddoppiato il tempo? Perché mettendo un tempo troppo lento non ci rendiamo bene conto, ad esempio 40, il tempo di prima. Non abbiamo bene l'idea di quando arriverà, è troppo lento. Perciò io lo metto a 80 e lo suono ogni due perché mi dà davvero una percezione più. Ta, 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 ok. Ecco, per questo lo metto raddoppiato. Ok, fatto questo, una volta che abbiamo preso un tempo dove cambiamo gli accordi, con la mano destra riusciamo a stare sempre a tempo e gli accordi riusciamo a cambiarli per bene. Tempo, poi possiamo provare ad aggiungere un ritmo. Anche con la mano destra. Però prima dobbiamo essere in grado di cambiare velocemente gli accordi e di farli nel minor tempo possibile. Ok? Poi ovviamente ragazzi in ogni canzone c'è diciamo il passaggio, il cambio accordo che riesce più facilmente è quello che riesce meno agilmente. Ad esempio nel giro di Do, da Do maggiore alla minore è molto più semplice, si impara presto, dalla minore al Re minore anche abbastanza, però ad esempio già prendere il Sol settima oppure dal Sol al Do e viceversa non è semplice fare questo cambio accordo. Quindi che cosa dobbiamo fare? Noi mettiamo sempre il metronomo e ci soffermiamo sul cambio accordo che non ci riesce facilmente. Quindi se dal Do al Sol ci è difficile, ad esempio, facciamo questo. Cercando sempre di non fermare mai la mano destra. Questi erano alcuni consigli per velocizzare il vostro studio della mano sinistra nel cambio accordo. Spero di essere stato abbastanza chiaro e che vi sia utile questo video. Ok? Ciao ragazzi, alla prossima e studiate tutti i giorni. Meglio mezz'ora al giorno e non due ore un giorno e poi quattro no, poi due ore un altro giorno, poi altri tre giorni no. Meglio studiare tutti i giorni, anche 20 minuti, mezz'ora, ma tutti i giorni, perché gli automatismi si creano giornalmente ripetendo le stesse cose ogni giorno. Ok? Alla prossima, ciao ciao!